diamo il benvenuto, padre. Excellencies, eccellenze, reverendi padri, religiosi, cari amici, mi è stato chiesto di presentarmi a voi oggi lasciando la solitudine del chiostro del monastero. Desidero ringraziare padre Gruner e il centro di Fatima per questo grande onore che mi è stato fatto di poter essere qui con voi oggi. A nome di tutti i religiosi della nostra Santa Chiesa, a nome di tutti coloro che vivono dietro le mura di un chiostro, vi parlo in quanto testimone dall'interno di questa esistenza, come un testimone vivente della crisi che ha devastato e continua a devastare la nostra Chiesa, e non solo dal Concilio Vaticano II, che è stato oggetto di una polemica molto accesa negli ultimi 50 anni, ma una crisi che ha rappresentato il compimento pieno delle profezie dateci a Fatima ed altrove, come la Salette, Lourdes, e nel corso di altre apparizioni mariane approvate dalla Santa Sede. In quanto religioso contemplativi, noi professiamo un stile di vita che rappresenta l'intera vita della Chiesa all'interno delle mura di un monastero benedettino, per quanto mi riguarda personalmente. Tutti i religiosi contemplativi vivono lo spirito della fede con una vita ascetica e mistica della liturgia santa, cioè il santo sacrificio della messa e dell'ufficio divino. Dio stesso ci ha conferito questo doppio strumento per adorarlo. Dio ha anche fissato le regole a cui dobbiamo obbedire, ha fissato le tradizioni degli ordini religiosi che contengono i principi più puri dell'ordine sociale cattolico e i fondamenti del cristianesimo. Questo è il motivo per cui noi diciamo che i religiosi vivono in quello che è il cuore vero e proprio della vita della Chiesa. E perché è chiaro che la situazione della Chiesa viene rispecchiata nei suoi ordini religiosi. Il messaggio critico di Fatima è qualcosa con cui noi dobbiamo fare i conti, è una profezia di crisi. Noi tutti siamo testimoni di questo, fra virgolette, disorientamento diabolico, secondo le parole pronunciate da Suor Lucia. I nemici di Nostra Signora hanno sferrato l'attacco dall'interno della Chiesa. La crisi è iniziata con un attacco a quello che è il fulcro, l'essenza della vita della Chiesa, ed è proprio la vita religiosa che noi professiamo, e si concluderà con una ripresa della vita religiosa, e ancora una volta questa vita religiosa fungerà da modello per tutta la vita cattolica. Gli ordini monastici della Chiesa sono stati scossi alla base, e cioè le tradizioni monastiche che risalgono all'era apostolica, le nostre antiche regole, l'ideale religioso
vissuto e insegnato da nostro Signore Gesù Cristo, che ci ispira, motivo di ispirazione per poter perseverare nella nostra opera, che ci ispira a praticare le virtù religiose le più esigenti, che ci ispira ad abbracciare lo spirito dei nostri fondatori, tutti questi segni vitali si trovano in una situazione di crisi oggi. L'infrastruttura sovrannaturale del monachesimo, la nostra ragion d'essere, è stata scossa alla base, nelle sue fondamenta, perché è stata messa in discussione, è stata contestata e di conseguenza i religiosi hanno attraversato un periodo di crisi tanto di coscienza che di identità. Un fenomeno che non ha precedenti. Il fatto che l'abito religioso tradizionale sia stato eliminato evidenzia molto chiaramente la situazione della santità dei nostri ordini religiosi e come se si volesse in qualche modo spogliare i tabernacoli dei loro ornamenti. Noi pensiamo che non sia qualcosa di diverso rispetto a quello che è successo a nostro Signore, che è stato denudato prima di essere crocifisso. Altre prassi religiose sono state definite superate e non sono state considerate idonee al rinnovamento della Chiesa. E se c'è una crisi del matrimonio oggi, se c'è infedeltà rispetto ai voti nel matrimonio, questo avviene perché c'è una crisi, un crollo del modello della vita cattolica che è appunto la vita religiosa. C'è una rottura dei voti della religione, quindi un'infedeltà. Infedeltà dei religiosi che non vedono più la loro vita come era destinata ad essere. I tre voti della religione sono i tre chiodi sulla croce di Cristo che ci fissano, ci legano a Cristo, il nostro Salvatore. In assenza di ciò non deve stupirci che tutto il resto non può reggere. Fatima non è l'unico luogo in cui Nostra Signora si è espressa lanciando un monito solenne. Alla Saletta, il 19 settembre 1846, Nostra Signora ha detto: guai ai sacerdoti e a coloro consacrati a Dio che per la loro infedeltà e le loro vite di peccato crocifiggono mio figlio ancora una volta. Nel 1864 Lucifero, con un numero molto consistente di demoni, verrà liberato dall'inferno e creeranno una situazione che porrà termine alla fede, un processo graduale che avverrà anche in coloro che sono consacrati a Dio. Numerose istituzioni religiose perderanno la loro fede e perderanno anche molte anime. Se oggi c'è una crisi che attanaglia la famiglia cattolica, ciò è dovuto al fatto che le famiglie religiose sono scomparse. Così come c'è la dottrina della presenza reale, noi oggi assistiamo a un'assenza reale. Sul piano tradizionale, uno su tre figli ha una vocazione, a volte anche di più, o almeno era un numero superiore
che aveva, sentiva la vocazione. Ma cosa è successo alle vocazioni oggi? Dove è andata a finire questa benedizione di Dio? La benedizione del Signore che si esprime con l'aumento e l'abbondanza. L'albero non è più fecondo, quindi non porta frutti. Frutti illimitati. Il numero di vocazioni si è raddoppiato e triplicato sotto il pontificato di Pio XII. Ora tre monaci si muovono nelle strade di Roma ieri e diciamo ci sono degli scontri di automobili. Ogni macchina fotografica cerca di riprenderci. I monaci hanno invaso la città di Roma e tutti si voltano, si girano a guardarci. Deve essere qualcosa di molto raro. E la gente ci chiede: ma da dove venite? E la nostra risposta li stupisce. Noi diciamo: veniamo da Roma. La storia di San Benedetto è venuta da Roma. San Benedetto, ah sì, l'acqua, rispondono. We come from Rome. Veniamo da Roma. La vocazione è nata qui. Ma San Benedetto è fuggito da Roma. Questa è la nostra tradizione, di fuggire dalla corruzione. Non è un caso, una coincidenza che questa conferenza si tenga nella settimana dell'ascensione di Nostro Signore. I tre giorni precedenti alla festa dell'ascensione noi li chiamiamo i giorni in cui un tempo c'era una processione attraverso le strade di Roma con il Santo Padre. Molto spesso a piedi scalzi questa processione avveniva. Queste preghiere penitenziali hanno posto termine alla grande peste, quando si è detto che San Michele Arcangelo, in cima al castello di fronte alla Basilica Vaticana, ha rimesso la sua spada nel fodero e in quel modo la crisi era terminata. Ma la sua spada è stata tirata fuori dal fodero ancora una volta e viene tenuta alta sopra Roma e il mondo. Non abbiamo più queste cerimonie, non abbiamo penitenziari, non abbiamo più preghiere per scongiurare il Signore di porre termine a queste crisi. Il messaggio critico di Fatima è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, è una profezia di crisi. Noi siamo tutti testimoni di questo orientamento diabolico, fra virgolette, come ci ha detto le parole di Suor Lucia, ripetendo il messaggio che gli era stato dato da Nostra Signora. Nostra Signora non parla mai da sola. Non appare mai al mondo per esprimere la sua parere personale. Le parole di Nostra Signora sono le parole di Dio. E Dio parla secondo la dottrina. Quando Nostra Signora parla, quindi si esprime, è il magistero più elevato che ci sia. Nostra Signora ci rammenta che la crisi è una crisi fondamentalmente spirituale. Ma poiché l'anima guida il corpo e la Chiesa guida il mondo, gli effetti della crisi spirituale incidono su ogni aspetto dell'esistenza. Non c'è nulla che non sia stato lasciato non influenzato da questa crisi. E se la vera natura della crisi attuale è spirituale, allora il rimedio a questa crisi deve essere della stessa natura.
Questa è la settimana dell'ascensione di Nostro Signore, quando gli apostoli hanno chiesto al nostro Salvatore quando ci sarebbe stato questa opera di rinascita della Chiesa. La sua risposta fu che noi non siamo tenuti a sapere né il momento né l'epoca in cui questo avverrà. Noi siamo i figli spirituali degli apostoli. I due angeli vestiti di bianco ci chiedono la stessa cosa. Uomini di Galilea, perché guardate in alto al cielo? Galilea significa la rivelazione, la visione, un sogno. Noi siamo i figli di questa grande visione del cielo, del paradiso. Quando il nostro sguardo dalla terra si sposta a seguire verso l'alto nostro Signore e non consideriamo più la sua umanità, ma la sua divinità, quando ci distacchiamo dall'ordine del mondo temporale e passiamo a considerare l'ordine divino dei cieli, il messaggio spirituale di Fatima è un appello a vivere secondo quest'ordine divino. Vorrei ora illustrarvi qualcosa che molto spesso vedete a Roma nei negozi di ricordi religiosi, questo trittico, tre dipinti collegati con un dipinto centrale e poi i due laterali che poi si chiudono. Generalmente riprendono dei dipinti molto belli di Fra Angelico o da altri grandi autori. Sulla tomba di Fra Angelico noi abbiamo pregato l'altro giorno. Quindi vorrei adesso illustrarvi un po' lo spirito di Fatima e l'aspetto spirituale di Fatima in questa sorta di trittico in miniatura. Gli eventi di Fatima sembrano chiaramente seguire il piano divino per un grande rinnovamento. È come un grande trittico che dipinge, raffigura tre scene, tre realtà che sono collegate l'una all'altra, e questo ripete la struttura divina di tutta la vita religiosa e consacrata. Allora, il primo è il principio della preghiera, da un lato, il principio della preghiera, e più specificatamente la preghiera di adorazione e di riparazione. Noi ripetiamo le preghiere che sono state composte misticamente e che sono state insegnate ai tre fanciulli quando si chinavano verso terra imitando l'arcangelo che gli aveva portato la Santa Comunione, perché l'adorazione è il primo effetto di una grazia sacramentale. Noi abbiamo piena fiducia in quello che ci hanno detto questi fanciulli e che ci hanno indicato le parole divine di queste preghiere, preghiere di adorazione che riguardano la natura autentica di Dio nella sua Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E sono anche un mezzo per che noi ci possiamo preparare, purificare, possiamo spogliarci della nostra indegnità, sono anche la nostra penitenza. Sono la nostra disposizione a poter accogliere la Santa Comunione, ma anche la preparazione per poter guardare la fonte celeste della grazia. Io personalmente mi sono trovato a Fatima per l'80° anniversario delle apparizioni. Era la prima volta che mi recavo a Fatima e sono andato a Fatima alla ricerca di Nostra Signora come tutti voi. Non è facile. Fatima un tempo
era un santuario che sembrava ergersi in una situazione di povertà e di difficoltà, la vita difficile della gente della regione. Oggi è un esempio di corruzione, ci sono cartelli di narcotrafficanti, di traffico di tratta di esseri umani, c'è la criminalità organizzata, alberghi di lusso, casinò. Si arriva a un ostello per i pellegrini e si sente musica rock e programmi televisivi della peggior specie, quindi è veramente orrendo. Ma Nostra Signora c'è per coloro che veramente e autenticamente vanno alla sua ricerca. Tuttavia, questo dovrà essere fatto secondo le condizioni poste da Nostra Signora. Un gruppo di pellegrini mi vide e mi chiese se io fossi disposto ad accompagnarli al sito dove era apparso l'angelo e a condurre loro nelle stesse, a recitare le stesse preghiere insegnate ai fanciulli. Io ho detto che sarebbe stato un onore per me. Quindi arrivammo al luogo delle apparizioni. Ai margini della città, una zona molto primitiva, molto rocciosa, che sostanzialmente non si è modificata rispetto a come era 100 anni fa. Il leader del pellegrinaggio portoghese mi disse: "Bene, padre, adesso siamo pronti a pregare." E io ho detto: "Inginocchiatevi. Chinate il vostro capo, intanto che la vostra fronte tocchi il terreno." Poi ho recitato le preghiere insegnate dall'angelo e tutti i pellegrini che erano su quella parte di quel pellegrinaggio mi hanno imitato. Ho ripetuto queste preghiere 3 volte. Alla fine, la guida del pellegrinaggio, furioso, si toglieva la polvere dal suo abito e mi disse che mai, mai aveva visto una visione così scandalosa in tutti gli anni in cui aveva lavorato come guida di pellegrinaggi a Fatima. Con che diritto mi sono arrogata l'autorizzazione di far sì che i pellegrini recitassero la preghiera in questa posizione assolutamente ridicola? E io ho detto, a mo' di risposta, che forse avrebbe dovuto leggere la storia di Fatima per in qualche modo rinfrescarsi la memoria su come noi veniamo preparati dagli angeli per poter vedere Nostra Signora e vedere Dio. Veniamo preparati appunto in questo spirito di adorazione. Questo che ha insegnato l'angelo ai fanciulli, perché questo è il modo in cui gli angeli si avvicinano a Dio e soprattutto nel Santissimo Sacramento. I fanciulli erano così entusiasti di questo metodo di preghiera che spesso chinavano il capo e toccavano terra, esattamente come l'angelo gli aveva mostrato e come San Bernadette a Lourdes. Era stato dato a loro un rosario da recitare con Nostra Signora che guidava la recita del rosario, insegnando loro come recitare l'Ave Maria. Immaginatevi la Beata Vergine Maria che recita l'Ave Maria per insegnare questa preghiera ai fanciulli e gli ha insegnato a pregare lentamente. Nessuno prega come coloro che hanno imparato a pregare direttamente dalla Nostra Signora. Le conversioni avvenivano semplicemente osservando San Bernadette che si faceva il segno della croce. Lei che aveva iniziato lanciando acqua santa contro Nostra Signora finì con l'essere la sua più strenua sostenitrice. I bambini di Fatima, i fanciulli di Fatima, non erano troppo piccoli per imparare come pregare nel modo giusto. Né la contemplazione dei misteri divini era al di là di quello che era la loro capacità di comprensione.
I religiosi, e io parlo a nome loro, molto spesso sentono la chiamata a questa vita religiosa quando sono molto giovani, generalmente all'epoca in cui prendono la prima comunione. Questo è più o meno il momento in cui la maggioranza dei giovani sentono la vocazione, quando la presenza di Gesù è in loro per la prima volta e sentono la voce di Gesù. La vita angelica di preghiera e adorazione, l'attenzione ai cieli, il Santo Sacramento. Queste sono le dottrine principali di questa prima immagine di Fatima e le dottrine più eccelse della nostra fede cattolica. Ora vorrei tornare all'immagine centrale del trittico, che è il cuore immacolato di Maria. Quindi vediamo il centro e il cuore immacolato di Maria. Nostra Signora è l'immagine centrale del trittico, dopo il nostro Salvatore. Lei è la prima religiosa, la prima anima consacrata che si è votata al Laus Perennis sulla terra. Cioè che la vita degli angeli in cielo è un costante elogio di Dio. Questa è stata la sua consacrazione al Tempio e la sua intera esistenza su terra. Fatima è la corona dei suoi messaggi, la sua illuminazione, i suoi ammonimenti, le sue istruzioni, i suoi segreti. È anche la rivelazione della sua vocazione, così come è stata vissuta in cielo e in terra. Ma se, così come dice lei, compare dinanzi a noi per portare la devozione al suo cuore immacolato, non parla dei problemi superficiali che sono soltanto l'aspetto esteriore, appunto, rappresentato dagli errori della Russia, non parlerebbe del cuore, a meno che non volesse parlarci veramente della vita spirituale. E quindi in questa cornice troviamo il grande mistero, il grande miracolo, una premonizione di ciò che ancora è da venire, forse nel corso della nostra vita. Ci vuole salvare, vuole ricordarci che lei è stata prescelta da Dio come nostra co-redentrice permanente e definitiva, in quanto ha ripetuto le parole di nostro Signore: senza di me non potete fare nulla. È comparsa al mondo come Nostra Signora del Carmelo, presentando lo scapolare, che è l'abito della grazia e che ci protegge. È fondatrice di questo grande ordine religioso contemplativo, cui Suor Lucia avrebbe dedicato il resto della sua lunga vita. Non è coincidenza, non è una coincidenza questo, in quanto le parole di Nostra Signora, come abbiamo già detto più volte, non sono un'opinione, sono un insegnamento, sono il dogma, sono una dottrina sovrannaturale. Le sue parole sono l'essenza di una teologia ascetica e mistica che pone o che paralizza, se vogliamo, i santi e i dottori, i mistici, in uno stato di contemplazione statica. Le sue parole sono i dettami di Dio, lo Spirito Santo che l'ha accompagnata all'inizio della sua missione terrena affinché potesse essere la chiave, il mistero dell'incarnazione, della salvezza eterna, la chiave. Senza di me non potete essere salvi o non potete essere salvati.
le folle che si sono riunite per vedere le apparizioni non hanno visto altro che i bambini, ma non erano affatto delusi in questo aspetto umano delle apparizioni. Osservavano i bambini e nel osservarli videro la preghiera più pura, la contemplazione celestiale più pura, riflessa nei volti e nell'atteggiamento del corpo dei bambini. E questo esempio di pubblica preghiera è esattamente la stessa rispetto alla vita religiosa. Nostra Signora parla di un altro dei principi fondativi della vita religiosa, e cioè la riparazione. E questo è il pane quotidiano dei religiosi, la riparazione. Viene adesso proposto a tutto il al mondo intero come mezzo per poter perseverare la riparazione. Secondo Nostra Signora serve la riparazione per riparare, se vogliamo, l'offesa, l'oltraggio della bestemmia, la bestemmia che è rappresentata dall'errore e in particolare l'errore della dottrina mariana, ovvero quando dico l'errore intendo dire una cattiva e un'erronea comprensione e interpretazione della dottrina mariana. E se Nostra Signora è davvero la più grande, più bella creazione di Dio, allora è importantissimo per noi conoscere questa meraviglia. Nostra Signora chiama l'ignoranza di quella che è la sua natura, ovvero la concezione immacolata, o meglio l'Immacolata Concezione, fa riferimento appunto all'ignoranza di quella che è la sua missione è quella di essere nostra co-redentrice e mediatrice di ogni grazia. Ecco, ebbene, questa ignoranza e la definisce bestemmia. La devozione dei primi sabati, che corrisponde al privilegio sabatino associato allo scapolare, sono un mezzo di perseveranza per noi, in quanto questa devozione, la devozione cinque sabati, comporta la meditazione e comporta la considerazione, o meglio la meditazione, sui 15 misteri principali che sono alla base della nostra fede. La dottrina mariana è fondamentale ed è al centro, al cuore di ciascuno di questi 15 misteri. E adesso vorrei passare alla terza immagine del trittico, che è quella di San Giuseppe. Ecco, questa terza parte, questo terzo aspetto è il segreto che veramente aiuta a comprendere tutte le dottrine mariane. Se veramente vogliamo conoscere la verità, se veramente vogliamo comprendere Nostra Signora, dobbiamo rivolgerci a quell'unico uomo che davvero la conosceva, meglio di chiunque altro, oltre a Gesù. E se veramente vogliamo amare Nostra Signora come merita di essere amata, se vogliamo davvero conoscere il suo cuore immacolato, allora dobbiamo rivolgerci all'uomo che conosce questo cuore e che è stato il più grande ammiratore di Nostra Signora. San Giuseppe, come ho già detto, è la chiave per questa conoscenza e per questo amore. Non possiamo amare ciò che non conosciamo. L'amore comporta conoscenza. La natura dell'amore, la carità,
consiste proprio nel tendere verso un oggetto, e dato che l'amore proviene da Dio, è infuso nella nostra anima, e la nostra natura ci spinge appunto a tornare verso Dio. San Giuseppe, e nella sua forza umana, con le sue mani callose, è effettivamente il patrono di tutti coloro che lavorano per realizzare la gloria di Dio. Non è esattamente quello che di solito osserviamo nelle pie rappresentazioni di San Giuseppe. Egli tiene in mano il giglio, che non è semplicemente simbolo di purezza, ma anche simbolo di giustizia. E infatti i re del cristianesimo tenevano nella loro corte i gigli anziché lo scettro, quindi mostrando attraverso il simbolo, se vogliamo, del giglio, il primato dell'unità, della coincidenza, se vogliamo, tra potere e giustizia in un regno cattolico. E San Giuseppe tiene in mano quello stesso giglio. Il suo esempio ci ricorda anche che Fatima, attraverso questa terza immagine del trittico, si concentra proprio sull'uomo, si rivolge all'uomo e guarda l'uomo. Ovvero l'uomo convertito, l'uomo spirituale, l'uomo di preghiera, l'uomo che è vicino a Gesù e Maria e quindi ha un ruolo centrale da svolgere nella grande restaurazione. Quindi San Giuseppe è l'uomo che ci ispira ad imitarlo, quindi dobbiamo tutti essere ispirati a imitarlo. È vero che la donna trasforma una casa in un luogo caldo ed è al centro, al cuore della famiglia, questo è vero, ma l'uomo è a capo della famiglia, è lui che fa la famiglia. Non dobbiamo assolutamente sbagliarci. San Giuseppe rappresenta una parte fondamentale del messaggio di Fatima. The urgent necessity of consecration. Ecco la necessità urgente della consacrazione. Lo troviamo proprio al centro del messaggio di Fatima. La consacrazione, così come è già stato sottolineato tante volte, consiste nel separare le cose dall'uso ordinario affinché possano essere utilizzate esclusivamente da Dio. La vita religiosa è anche chiamata consacrazione, ovvero vita consacrata, per lo stesso motivo. Appartiene a Dio. Le anime sono create da Dio e sono consacrate a Dio affinché possano servirlo, e quindi per suo servizio, per rendergli onore e gloria e per poter quindi svolgere la missione, portare avanti la missione della sua volontà divina. Vi è un modello che ispira questa vita consacrata, e il modello è rappresentato da San Giuseppe. La consacrazione può essere fatta dai fedeli verso soltanto tre persone, cioè il fedele si può consacrare soltanto a tre persone, al nostro Signore, a Nostra Signora e a San Giuseppe. Ed ecco quindi che San Giuseppe rappresenta la terza parte del trittico. Tiene tra le braccia il nostro Salvatore. I due possono quindi farsi il segno della croce assieme, quindi benedicono tutto il mondo. In questo modo nostro Signore si unisce a San Giuseppe. San Giuseppe è il protettore, il patrono dei religiosi contemplativi, e è colui che aiuta
a costruire tutto ciò che viene fatto per rendere gloria al Signore, ed è il patrono di tutti coloro che lavorano per costruire il regno di Dio, quindi il regno dei cieli. Pio XI ha scelto San Giuseppe come nostro patrono, e quindi è il patrono della Chiesa universale, è il nostro protettore ed è la nostra guida nella lotta contro il comunismo. E San Giuseppe è scelto per contrastare il comunismo e soprattutto è stato scelto per far sì che gli errori della Russia non si diffondano. C'è un piccolo dettaglio, forse poco conosciuto, che riguardano gli ultimi istanti della vita di Papa Giovanni XXIII, colui che pregava il rosario delle 15 decine tutti i giorni, e giunse appunto, gli fu comunicata la notizia fatidica della sua imminente morte a causa della malattia che ormai era molto avanzata, e pare che abbia detto le seguenti parole secondo i testimoni presenti in quel momento. Pare che abbia detto due cose proprio quando gli fu comunicata la notizia dell'imminente morte. Quindi, di fronte a questa realtà, la prima cosa che disse fu: interrompete il concilio, e la seconda: ponete il nome di San Giuseppe nel canone della messa. Era il 13 novembre 1962. Proprio poco prima della sua morte, era il giorno della festa di tutti i santi degli ordini religiosi, e proprio così come la Chiesa universale ha come il giorno di ogni santi il primo novembre, tutti i santi degli ordini religiosi festeggiano la loro festa, appunto, hanno prescelto la data del 13 novembre come loro festa, la festa di ogni santi, di tutti i santi degli ordini religiosi. E quindi in questo contesto è stato posto il nome di San Giuseppe nel canone della messa. Questa sarebbe stata una buona risposta favorevole a 7 richieste che erano state fatte precedentemente da ben 7 ordini religiosi. C'è uno studio assai dettagliato su questo argomento. Se facciamo qualche passo indietro e torniamo alla terza petizione, la terza richiesta, che naturalmente si sono svolte nell'arco di diversi secoli. La terza petizione che chiedeva di inserire il nome di San Giuseppe nel canone della messa, vediamo appunto che porta questa richiesta una firma molto importante, quella di Giuseppe Sarto, il patriarca di Venezia, colui che sarebbe diventato Papa Pio X, San Pio X, il settimo, e quindi fu il terzo a fare questa richiesta. La settima ed ultima richiesta fu presentata dai padri della Santa Croce dell'oratorio di San Giuseppe a Quebec, e le loro preghiere furono finalmente accolte. E quindi facciamo ricorso al nostro padre adottivo, il capo della Santa Famiglia, il terrore dei demoni, protettore delle vergini, lo sposo di Nostra Signora e quindi il patrono della Chiesa universale. Per quanto mirabile, per quanto possiamo immaginare essere pura l'anima e puro il corpo di Nostra Signora, per quanto possiamo immaginare appunto la sua grandezza dovuta alle sue grandi virtù. Ecco, colei che è forte in ogni virtù, in ogni dono dello Spirito Santo, lei, colei che la sposa, ecco,
Altrettanto, con gli stessi criteri, possiamo immaginare quanto deve essere, possiamo immaginare quale uomo può essere al suo fianco, quest'uomo che è stato scelto da Dio Onnipotente per proteggere la Vergine delle Vergini e quindi tutelarla, proteggerla con la sua stessa vita. San Giuseppe mostra al mondo come svolgere una missione. Comprese quale doveva essere il suo dovere attraverso una visione e un sogno nel quale ricevette istruzioni impartite da un angelo. E questo è il bellissimo simbolo, o meglio, rappresentato dalla fuga in Egitto, che è il secondo dei grandi dolori sofferti da Nostra Signora. Sappiamo che questa visione, questo sogno, non fu non lo ebbe Giuseppe quando dormiva davvero, ebbe questa visione o questo sogno durante in uno stato contemplativo di intensa preghiera, e quindi dopo questa comunicazione mistica, dopo questo questa visione, la sua azione fu decisiva, la fuga verso la salvezza, laddove Dio ci invierà. Se solo avessimo noi lo stesso senso, se vogliamo, la stessa idea di quella che potrebbe essere la missione celeste, il nostro dovere, ebbene, le cose andrebbero molto diversamente oggi. Ecco, se dovesse fuggire ancora una volta in Egitto, se potessimo, o meglio, continuando con questa analogia, se il messaggio di Fatima è stato effettivamente costretto all'esilio nel contesto di questa crisi attuale, San Giuseppe, così come avvenne nella fuga in Egitto, rappresenterà anche la via del ritorno, e quindi sarà colui che ci mostrerà la via per poter tornare da questa fuga, in quanto, come sapete, la fuga in Egitto ebbe due direzioni, d'andata e di ritorno, e quindi San Giuseppe rappresenta la chiave, colui che ci mostrerà la strada del ritorno. Il ritorno è la nostra conversione, colui che ci guiderà. E quindi sarà la causa strumentale, se vogliamo, sarà lui, grazie a lui, che il nostro Signore, Nostra Signora, potranno essere riportati attraverso il messaggio di Fatima, potranno tornare attraverso il messaggio di Fatima. E quindi in questa luce dobbiamo aggiungere questo a tutto quanto abbiamo detto finora. Quelle comunità religiose fioriscono oggi, sono addirittura colme, sovraffollate. Ecco, la nostra comunità, per esempio, oggi è costituita da 35 persone e abbiamo un elenco di 100 uomini che vogliono entrare a far parte della nostra comunità, vogliono entrare appunto nel monastero. E la nostra è solo una delle tantissime case oggi che sono sovraffollate. Si parla in realtà di una crisi di vocazioni, sono troppe le vocazioni, e questa è la crisi. Questo grazie al fatto che vi è una vera e propria, un vero e proprio ritorno alla tradizione. Questa parola proviene dal latino traditio, che significa andare avanti, non tornare indietro. Non ha niente a che fare con una nostalgia nei confronti del passato. Sono sempre i giovani, non coloro che vogliono tornare ai tempi andati. Sono questi i vecchi tempi. Sono sempre i giovani, gli idealisti, coloro che riescono a vedere oltre ciò che è superficiale, ciò che è falso. Vogliono integrità.
E quindi la tradizione ha pochissimo a che fare con le abitudini, con le convenzioni. La tradizione significa essere fedeli alla immutabilità di Dio. L'immutabilità significa un qualcosa che non cambia e quindi anche la stabilità della rivelazione. Leggiamo nel Deuteronomio queste parole: io sono Dio, io non cambio. La fonte della tradizione è Dio stesso. Dio non si evolve, non si sviluppa, così come la causa sono gli effetti. Laddove la liturgia è esclusiva, laddove vi è effettivamente una coincidenza tra quello che è esterno e quello che è interno, laddove la tradizione, la formazione si fonda sulla, laddove tomismo è la base di ogni formazione teologica e filosofica, stando all'enciclica Eterni Patris, scritta da Leone XIII. Ecco, laddove gli scritti di Papa San Pio X ci avvisavano dell'attuale crisi assieme a fianco a Pio IX, XI, XII e tutti i papi che hanno scritto in termini profetici per avvisare la Chiesa di quanto sta avvenendo oggi. Le comunità che attualmente, che in questo momento vanno verso un'autentica restaurazione sulla base di questi elementi della tradizione, rappresentano chiaramente il futuro della Chiesa e anticipano, se vogliamo, sono un ci presentano quello che sarà il regno del cuore immacolato. Ecco, Fatima è giunta in quanto questa generazione è finalmente nata, nonostante le domande che tutti ci poniamo, nonostante la confusione e il disorientamento diabolico che viviamo oggi. Dio Onnipotente vuole che noi, ci vuole i suoi apostoli in questi tempi così difficili, in quanto questa generazione è nata. La nostra attuale generazione è la generazione alla quale la torcia della tradizione è stata consegnata. È quella luce che brilla nell'oscurità del mondo moderno e l'abbiamo nelle nostre mani questa luce, anche se sono, anche se fossero indegne, possa questa fiamma della tradizione essere tutelata e guardata. E Nostra Signora ha parlato e ha pronunciato la sua dottrina in tanti luoghi della Chiesa, a Quito, in Ecuador, ha detto lo stesso, ha detto che i religiosi faranno parte della grande restaurazione. I nostri fondatori hanno detto la stessa cosa: costruirete sulle rovine, ma infine dalle congregazioni monastiche verranno grandi confessori e grandi martiri che potranno aiutare moltissime anime, e quindi dovete essere santi. Sono queste le parole pronunciate dai nostri padri fondatori: dovete essere santi. E il Sacro Cuore di Gesù ha dato delle apparizioni e delle locuzioni durante il pontificato di Pio IX, dicendo: non dovete essere soltanto santi, dovete essere grandi santi. E lo ha ripetuto ben 3 volte con crescente insistenza: dovete essere grandi santi. Il mio cuore sarà prova della mia promessa. E vorrei concludere con le parole pronunciate da Nostra Signora a La Salette, che fu, come sapete bene, il grande preludio e preparazione a Fatima.
Ella disse: Dio non abbandonerà i suoi veri fedeli servi, cioè gli uomini di buona volontà. Il Vangelo sarà predicato ovunque, a tutti i popoli, e le nazioni conosceranno la verità. Io rivolgo un pressante appello a tutto l'universo. Chiamo i veri discepoli di Dio che vive e regna nei cieli. Io mando la mia voce ai perfetti imitatori del Verbo incarnato, Cristo, l'unico salvatore degli uomini. Avviso i miei figli, i miei veri devoti che si sono affidati a me, perché li conduca a mio figlio, coloro che porto sulle braccia, che sono viventi sempre secondo il mio spirito. Finalmente faccio appello agli apostoli degli ultimi tempi, discepoli fedeli di Gesù Cristo, che attenendosi alla regola che Melania ricevette per essi, conducano una vita di disprezzo del mondo e di se stessi, e che vivano al cospetto del mondo in povertà ed umiltà, nel silenzio e nell'annientamento, in continua orazione ed in mortificazione, in carità ed in unione con Dio, nel nascondimento e nelle sofferenze. È venuto il tempo che si manifestino per illuminare il mondo. Andate, mostratevi, miei diletti figli. Io sono con voi ed in voi. Mentre la vostra fede è la luce che vi illumina in questi giorni di disgrazia, il vostro zelo deve farvi avere fame della gloria di Cristo. Combattete, figli della luce, voi, piccolo numero che vedete, perché il tempo dei tempi, l'ultima fine, è vicina. Fine della citazione. Parole pronunciate dalla Madre di Dio, che parla a tutto il mondo. Vi lascio quindi con queste riflessioni di coloro la cui vita è celata in Cristo, nei monasteri che rimangono nel mondo, i religiosi la cui vocazione è di pregare e sacrificare la propria vita per voi. Cresciamo per grazia divina, attraverso la fedeltà alla nostra tradizione, la nostra devozione a Nostra Signora, il ruolo che dobbiamo svolgere nel dramma di Fatima. Affidiamo quindi le nostre comunità alle vostre preghiere. Grazie.